Se ogni volta che i mercati cadono, ti viene il mal di pancia e ti fischiano le orecchie per il rumore degli stop loss che saltano, e allora è proprio il momento di capire come si fa a proteggere le proprie operazioni attraverso l'uso delle opzioni. E ti assicuro che non è una cosa complicata, non è una cosa riservata ai trader professionisti. Attraverso un pezzettino di una lezione in diretta ti mostrerò infatti come si fa ad evitare di fare evaporare i nostri conti correnti, che sono magari il frutto di un durissimo lavoro durato diversi mesi, e in questo modo eliminare definitivamente il mal di pancia da trading. Buona visione! Un po' per la pandemia del 2020 a marzo e lo stato attuale, inflazione, guerra in Russia, eccetera, effettivamente ci stanno portando alla realtà la possibilità che i mercati crollino. E questi crolli si riflettono in maniera pesantissima sui portafogli di investitori e trader, i quali spesso, nel momento in cui utilizzano anche una leva particolarmente alta, vedono realmente decimati i propri conti correnti. E spesso si è vittima di quel fenomeno chiamato panic sell che ci porta a chiudere, lasciando quindi realmente disastrato il nostro conto corrente. Questo è il motivo per il quale è assolutamente indispensabile costruire una mentalità della protezione, una mentalità della copertura. Ad esempio, quello che ti mostro è un portafogli che è stato costruito a titolo di studio con gli studenti dell'Insider Academy durante un percorso in opzioni fatto qualche mese fa, e in particolare questo portafoglio fu costruito a fine gennaio 2022. Lo scopo era quello di insegnare a proteggere proprio a livello zero, a livello iniziale, semplicemente comprando delle put, e comprando delle put anche in modo elementare, semplicemente comprandole ad uno strike che fosse il più vicino possibile al prezzo di acquisto dei titoli. Vediamo come ha resistito, come ha funzionato e quali sono le implicazioni di una correzione peraltro così elementare come la semplice copertura con delle put. Allora, intanto partiamo da immaginare di aver costruito questo portafoglio in modo non coperto. Avevamo comprato Facebook, Apple, Visa, Coca-Cola, Disney, Bank of America e AMC Entertainment. A proposito, se ti appassionano le opzioni, non perdere qui sotto in descrizione l'accesso ad un'area riservata gratuita ricca di contenuti. E metti un bel like a questo video, fallo subito. Se non sei iscritto al canale, iscriviti. Per te è una cosa semplicissima, ma a noi ci aiuterai tantissimo a migliorare i nostri contenuti e a far crescere il canale. Ma proseguiamo! Intanto, magari in un prossimo video, sarà molto interessante farti capire come abbiamo costruito il portafogli. E questo lo facciamo attraverso determinate regole. Dobbiamo decorrelarlo, quindi dobbiamo costruire un portafoglio che sia contenuto, che contenga titoli che non sono troppo correlati. Lo facciamo attraverso anche la frontiera di Markowitz, tecniche di finanza moderna che servono per rendere efficiente, quindi capire effettivamente quali sono i titoli che vanno d'accordo tra loro in un qualche modo, oppure che non ha senso possedere contemporaneamente nei portafogli. Ma ti prego di seguire questi video, anzi, se non sei iscritto, iscriviti al canale, attiva la campanella, quindi le notifiche, e se hai domande o commenti, lasciaci pure qui sotto il video i tuoi commenti e saremo felicissimi di risponderti. Lo scopo, quindi, dopo aver costruito il portafogli, è stato quello di coprirlo, e noi lo abbiamo fatto, ripeto, semplicemente comprando per ciascun titolo una put. La cosa importante inizialmente è capire come funziona la logica dell'investimento con coperture. Intanto partiamo dal presupposto che una volta che io ho acquisito dei titoli, a seconda delle quantità e del prezzo medio di acquisto, io per ogni titolo ho effettuato un certo investimento. Quindi qui a schermo vedi, io compro 100 pezzi di ogni titolo a questi prezzi medi e quindi sostanzialmente ho il valore dell'investimento che è uguale al prezzo medio per il numero di azioni. Qui ti invito anche a guardare, ti lascio il link qui sopra, un video importantissimo sulla gestione della leva. Perché? Perché gli effetti dell'utilizzo errato della leva amplificano in maniera drammatica i crolli di mercato. Certo, quando il mercato va bene, fantastico, guadagniamo di più, ma se siamo sempre sovraesposti alla leva che il broker ci fornisce, prima o poi qualche disastro lo combineremo sempre. Quindi, una volta che abbiamo stabilito che abbiamo costruito un portafogli con un capitale di 100.000 dollari,
e abbiamo comprato titoli per totali 90.000 dollari, diciamo che per il momento non siamo neanche arrivati a una leva 1-1. A questo punto però copriamo, quindi ci assicuriamo comprando delle put. Quando ci assicuriamo comprando delle put, le compriamo, quindi spendiamo del denaro. Denaro corrispondente in questo caso proprio ai prezzi reali di acquisto di quel momento. Per cui l'acquisto di una put che coprisse ad un anno il titolo allo strike più vicino possibile, quindi ATM al prezzo di ingresso, ci è costata 3.186 euro. Copertura su Apple ci è costata 1.905, copertura su Visa 2.401 e così via. Molto spesso, quando non si maneggia in maniera appropriata il tema delle coperture, si tende a guardare di malocchio l'idea che si sta spendendo del denaro. Però poi vedremo quanto questo denaro sia stato speso correttamente. Quindi, di fatto, va considerata come una aggiunta all'investimento. Cioè, nel momento in cui io ho comprato 22.559 dollari di Facebook più l'assicurazione 3.186, io chiaramente ho fatto un investimento totale su Facebook di 25.745. Come dire, mi compro il computer che costa 3.000 euro e spendo 200 euro per assicurarlo. Quanto mi è costato? 3.200. Questa è la logica. Però qui avvengono tutte le magie del caso. Perché? Perché noi in questo momento abbiamo fissato un massimo rischio totale a cui esponiamo il nostro portafoglio. E tra l'altro, questo che ti sto mostrando è veramente l'asilo delle opzioni, l'asilo, cioè si può coprire in maniera infinitamente più efficiente, scegliendo strike diversi dall'ATM o impiegando delle strategie più articolate. E poi magari ne parliamo tra qualche istante, ma il concetto di fondo che ti voglio esprimere è: io, per esempio, su Facebook sto rischiando 12,38%. Che vuol dire il 12,38%? Vuol dire 2.706. Quanto sta perdendo in questo momento Facebook? Beh, in questo momento Facebook sta perdendo 6.000 dollari, ma la copertura mi sta coprendo per 3.678. Quindi il complessivo di perdita in questo momento è di 2.385. Ma il massimo che può perdere il titolo Facebook in portafogli è 2007. Quindi più di altri 400 dollari non può scendere, cioè Facebook può fallire, ma più di 2.700 dollari non potrò mai perdere, perché questo è il massimo rischio definito e per ogni titolo aver definito un massimo rischio arriva alla conclusione di aver definito un massimo rischio di portafogli che, considerando l'investimento totale, quindi aggiungendo l'investimento azionario più l'investimento in coperture per un totale di 101.000 dollari. Quindi noi stiamo lavorando con una leva dell'investitore, ripeto, guarda il video, di 1 a 1 e rischiamo al massimo il 10,98% del portafoglio. Quindi io ci ho messo 100.000 dollari e può venire la terza guerra mondiale, più di 11.166 dollari non perdo. Voglio dire, è importante in termini di dormire sogni sereni. In questo momento, questo portafogli, se non fosse coperto, starebbe perdendo 17.333 dollari. Tra l'altro, siamo anche in un momento di ritracciamento, siamo arrivati a perdere di più. Quindi, come si sarebbe comportato un investitore standard che non usa protezioni? Beh, per esempio, sperando di avere a che fare con investitori che abbiano, diciamo, un minimo di gestione del rischio, avrebbero per esempio messo degli stop loss. Bene. Quanto mettere di stop loss? Beh, questo è un altro tema di quelli interessantissimi, no? Perché la volatilità è un effetto che va considerato quando si mette lo stop loss. Ma diciamo di fare un ragionamento semplice: mettiamo uno stop loss al 10% per ciascun titolo. Che significa? Significa, per esempio, che noi avremmo messo uno stop loss pari a 2.255 per Facebook, 1.754 per Apple, eccetera, eccetera. Quindi il 10%, se ritraccia del 10%, esco perché non sta andando nella direzione giusta. Beh, che cosa sarebbe successo in questi mesi? Beh, sarebbe successo che tutti i titoli in questa slide, tranne Coca-Cola, ma in realtà nelle settimane appena trascorse, perché queste slide sono precedenti, anche Coca-Cola sarebbe stato colpito. Quindi noi saremmo usciti su tutti i titoli, tutti, e avremmo quindi incassato circa 10.000 dollari di perdita, ma li avremmo incassati, cioè li avremmo già persi, fine della storia. Mentre invece il modo in cui stiamo gestendo in questo momento il portafogli è
è un modo nel quale noi per altri 188 giorni abbiamo la massima copertura. Quindi se tra meno di 188 giorni il mercato riprenderà, ci sono dei segnali di ripresa, in questo momento onestamente non mi fido, ma insomma se il mercato riprenderà potremmo addirittura ritrovarci in profitto, quindi non abbiamo messo degli stop, non siamo usciti per dei drawdown profondi che sono stati effettivamente raggiunti dal mercato e ci riportiamo in una situazione normale. Ma anche se il mercato continuasse a crollare, e certamente noi mica stiamo lì ad aspettare come dei... no? Quindi che cosa faremo? Beh, per esempio potremmo incassare tutte le coperture, portarcele a casa come profitto e mettere in campo delle altre strategie. In realtà, ripeto, questa è una delle strategie più elementari del mondo. Avremmo potuto lavorare con strategie più articolate. Per esempio, avremmo potuto mettere in campo strategie di coperture fatte in questo modo, per cui questa è una copertura dove comunque vada il titolo, che salga o che scenda, comunque noi riportiamo la situazione verso il profitto, comunque la miglioriamo rispetto alla massima perdita. Potremmo aver fatto dei collar, altra copertura elementare, avremmo aggiunto delle call vendute a degli strike prestabiliti e adesso staremmo perdendo un 4-5% in meno rispetto alla perdita attuale, quindi avremmo coperto con più forza. Quindi il concetto di fondo è: non si può lasciare un portafogli scoperto.